Eccoci, benvenuti al mio garage. Oggi, come abbiamo detto, vi parleremo del Super Tenere XT 1200 Z. Come vedete qua ce ne abbiamo due XT, questo qua è del mio amico Giuliano Giovannetti che comparte con me il mio garage. Visto che lui non aveva un luogo dove lasciare sola la sua moto, io sono ben contento di avere il mio garage pieno di Tenere. Ok, allora passiamo avanti, sloggiamo un po' il garage così vi spiego la 1200 Super Tenere XT e poi vi spiegherò tutti i miei le mie customizzazioni. Bene ragazzi, come vi dicevo, ecco qua la Super Tenere XT 1200 Z. Questo modello è la First Edition, per cui è uscita nel 2010, infatti è immatricolata a maggio 2010 questa qua. E 1200 di cilindrata, ottima potenza, 110 cavalli questo modello. I modelli dal 2014 hanno cambiato la centralina, è cambiato la mappatura e anche il catalizzatore, perché per farla diventare un Euro 4, questa è un Euro 3, no? Per cui la 2014 viene con 112 cavalli. Però andiamo al dunque. La mia moto, come potete vedere dall'inizio, c'ha di base cupolino originale, proteggifaro originale che ho fatto io. Ho voluto mettere, oltre le gomme tassellate, le protezioni agli stelli fatti in lamiera, poi c'è i calzini per la polvere, c'è i due fari aggiuntivi per la notte, diverse da quelle che produce la casa madre. Poi al cupolino ci ho aggiunto un regolatore fatto dalla Touratech. Io ci ho fatto due staffe prese da internet, ma migliorate per la mia moto in alluminio per sorreggere meglio il cupolino per le vibrazioni. Poi deflettori fatti in plastica, già venuti quando ho comprato la moto. C'è dell'agivi protezione carene, perché se riesce a ca se cadi potremmo danneggiare la carrozzeria, e in questo lato in particolare dove c'è il radiatore potremmo danneggiare il radiatore. In basso io invece del coprimotore dell'agivio, quello originale, ci ho messo uno spagnolo fatto apposita per la moto. Poi andando avanti, in basso come customizzazione ci ho messo un pedalino maggiorato per i terreni morbidi. Poi di qua ho messo il rialzo dei riser. Questa l'ho già trovata con le manopole riscaldate. C'ho le due leve fatte in Ergal, che si possono, se cadi, queste si alzano su, così evitano la rottura. Ho il contatore della pressione delle gomme. Poi qua sopra ci ho messo il mio portacellulare smartphone, tipo Rugged o chiunque le voglia mettere, molto robusto. E poi passiamo qui al il cardano. Cardano molto delicato. Ho trovato questo tipo di copricardano in alluminio, ottimo, per cui l'ho trovato già utile nelle mie uscite fuori strada, quelle più leggere, ma i sassi si prendono lo stesso, ecco, per cui bisogna proteggerla. E ho modificato il codino, ho tagliato e così ho rialzato proprio il parafango, per cui comunque mi trovo ad avere fango dappertutto, però la bellezza ci vuole sempre. Ho un portaattrezzi, qua all'interno ci sono il kit per la riparazione delle forature, più la pompa che si collega a 12 volt. Io ho messo sulla mia moto poi un bel mono Ohlins che mi aiuta tantissimo per i miei viaggi.
Altro di questo non so dirvi, la moto è ottima per viaggiare, l'ho provata nel mio Wild carattere australe viaggiando tutto il sud del Cile con la moto di Davide Viga, quella era una ZE del 2019 e io e mia moglie ci siamo sempre trovati bene con questa moto. Io la consiglio, purtroppo non la faranno più in Europa, continuano a farla in Sud e venderla in Sud America e in altri paesi dove non ci sono le restrizioni dovute all'inquinamento, ecco. Non so dirvi altro, la seduta è molto comoda, comunque c'è chi la cambia e ci mette come ho fatto io, comunque io ho messo qua per le vibrazioni il gel, più l'ho ricoperta con 1,5 cm di memory foam, entrambe le sedute. Le valigie ho quelle originali, ecco, questo è tutto. Ora, prossimo video che farò, magari è la sostituzione. Smontaggio delle ruote perché la prossima settimana faremo una bella endurata. Ciao!